Siamo oggi con Piero, un nostro storico abbonato, e abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato della necessità di spazi dedicati alle persone vulnerabili, diciamo, persone con disabilità, ma non solo, magari persone anziane. Ecco, anche questa è ecologia, no? L'ecologia degli spazi significa degli spazi accoglienti e diciamo, le soste delle vetture è una cosa che dove le persone disabili sono tutelate. Però poi questa tutela non si estende a tanti altri ambiti e oggi ne scopriamo uno. Piero, raccontaci un po' da dove è nata questa esigenza e come si potrebbe articolare un'alternativa. Allora, io ho una figlia disabile di 17 anni, gli abbiamo comprato una bici che arriva dall'Olanda, che costa 6.500 euro, di cui 800 euro di importazione, quindi è una cosa assurda. Assurda davvero, per una cosa del genere. Ecco, con questa bici, adesso che ce l'abbiamo, siccome è un triciclo, cioè dietro a due ruote con la pedalata assistita, ha bisogno di spazi adeguati per potersi muovere. E questi spazi adeguati non esistono, cioè almeno da noi non esistono. Abbiamo una pista ciclabile di 2 chilometri, noi la facciamo 3 volte avanti e indietro e poi abbiamo finito, torniamo a casa. Invece, se ci fosse degli spazi adeguati, un po' meno macchine, terrebbero meno spazio, si libererebbero degli spazi a cui tutte le persone possono andare. Sì, quindi stiamo parlando sostanzialmente nello specifico di una pista ciclabile ad alta protezione, potremmo, non lo so, esatto, per mancanza di definizione, che potrebbe essere per esempio nel perimetro di un parco o qualcosa, dove anche tra l'altro i ciclisti dovrebbero comportarsi in maniera diversa, perché insomma, esatto, anche le piste ciclabili possono diventare dei luoghi pericolosi. Diciamo che adesso con la pedalata assistita purtroppo ci sono dei ragazzi che vanno come delle schegge dove non dovrebbero, cioè. E anche i, come si chiamano, i monopattini. Monopattini, ci sono, quindi anche lì ci sono le esagerazioni. Però se noi cerchiamo di trovare, cioè, perché lì poi è l'amministratore pubblico che deve essere un po' lungimirante e cercare gli spazi adeguati. Quindi pista ciclabile protetta, abbiamo messo giù una proposta concreta e con queste proposte concrete si può davvero cambiare il mondo. Mi sembra una richiesta ragionevole, una richiesta che si potrebbe un giorno concretizzarsi. Io mi impegno a fare un po' di ricerca per vedere se c'è qualche progetto pilota di questo tipo, perché a volte le cose, soprattutto nella diversità che c'è in Europa, no? Magari nascono in un paese e possono essere importate, no? E ogni volta che si viaggia si scoprono cose fatte meglio altrove o fatte anche peggio altrove. Ma sicuramente insomma, in Italia abbiamo le tecnologie per farle queste cose. E gli ambienti anche per farle, gli ambienti, perché poi servono dei contesti ovviamente scissi dal traffico, perché insomma combinarli col traffico mi sembra già un'utopia portare il traffico a 30 all'ora, abbiamo visto le polemiche. C'è un'idea che mi era venuta, è quella di fare un punto in cui affitti la bici con la pedalata assistita, cioè tu arrivi con la tua macchina, posteggi, affitti la bici magari con una tesserina e ti giri la città, no? Poi quando esci dalla città posi la bici e vai con la macchina. Sì, questo già si fa, questo già succede. Però sarebbe da fare con pensiline fotovoltaiche. Okay. E oltre che le bici avere delle piccole macchinine, perché se uno abita a 20 km da una città, vuole andare, va in città, si affitta la macchinina e torna a casa con la macchinina. Certo. Poi ritorna lì, posa la macchinina, prende la bici per andare dentro la città. Cioè è un meccanismo semplice, sì, ma però dovrebbe essere diffuso e dovrebbe essere adeguato a tutti, cioè accessibile a tutti. Piero, grazie di questi suggerimenti e speriamo che un giorno si possano concretizzare, e più che speriamo, cerchiamo di farle realizzare.